Ripartiamo dalla piazza con Riccardo Fraccaro, tra l'altro voglio ringraziarla perché vedo che Bonafede, che è l'altro che assieme a Fraccaro, diciamo, come vi devo definire? L'angelo custode mi ha fatto una brutta faccia, lei come vi devo definire a lei no, e a Bonafede semplicemente rispetto perché alla... noi abbiamo un gruppo di lavoro a sostegno di tutti i comuni 5 Stelle, ovviamente fa più notizia Roma, però... Benissimo, allora lui è a sostegno dei vari comuni, tra cui Roma, e Bonafede è con lui, però Bonafede stamattina sta con Grillo, lui sta con me, quindi questa è una cosa che la ringrazio per avermi preferita a Grillo, bravo. Allora, Grazie hanno fatto già, quello di Emiliano Carli non sta bene, ha fatto già la sua vignetta con le ali dell'angelo custode e Colosseo dietro, non è colpa mia. Allora, mi parli di questa piazza di ieri, le dico cosa dicono le persone, insomma, cosa dicono gli osservatori. Per voi questa legge è stata fatta sostanzialmente contro di voi, è una legge che non vi aiuta per tanti motivi, però avete avuto un argomento straordinario per la campagna elettorale. Vi hanno regalato un assist per fare una campagna elettorale, tutta l'attacco contro l'inciucio, destra, sinistra, che si mettono assieme contro di voi. Questa è la lettura che si dà. Che sia una legge elettorale fatta contro il Movimento 5 Stelle o per sfavorire il Movimento 5 Stelle, lo sanno anche i sassi, mi pare evidente. Ora, noi non votiamo contro questa legge perché è contro il 5 Stelle. Quando si presentò in aula l'Italicum che favoriva il 5 Stelle, votammo contro perché era incostituzionale, secondo noi, e poi si rivelò incostituzionale. Votiamo contro e siamo contrari a questa legge perché è una legge ancora incostituzionale, è la terza legge elettorale incostituzionale consecutiva C'è la storia che della mosca sfavorisce i che cittadini. diceva Grillo, Non lascia che scegliere i non si cittadini, sceglie, non esatto. lascia scegliere, cioè voti Di te A e voi, magari ti trovi le B. bende vogliono dire andiamo a votare bendati sostanzialmente, noi italiani. Perché il rischio che un elettore, un italiano, che lei vada a votare per una persona che stima, si trova eletta due o tre persone a fianco a quelle persone che non conosce nemmeno. E di nuovo diventa un Parlamento di nominati non scelti dai cittadini, che quindi non risponderanno ai cittadini, ma al capo partito che li ha messi lì. Però le devo fare una domanda, perché questa legge secondo me è una brutta legge elettorale, lo dico con grande chiarezza. Però avete evocato il fascismo, avete detto che il PD è peggio di Mussolini, cioè lei veramente pensa che la Moretti e il suo partito sono peggio di Mussolini? Non sono Ma parole un po' grosse queste? noi abbiamo parlato di metodo fascista in aula, perché mettere la fiducia, 8 fiducie su una legge elettorale, è antidemocratico e spiego magari perché. Quando la legge elettorale serve per gli italiani, agli italiani per scegliere le persone della prossima legislatura, che formeranno il prossimo governo, che decideranno quando andremo in pensione, che aria possiamo respirare, cosa possiamo mangiare, che lavori possiamo fare, come andranno a scuola i nostri figli. E mettere la fiducia, ricattare il Parlamento, significa ricattare gli italiani. Questo è un metodo fascista perché è antidemocratico. Allora, ritornare con i piedi per terra, è questo l'invito che fa De Luca a Renzi. Fraccaro, Si vede si è benissimo. riscaldato tra Renzi e De Luca? Posso Sì, fare di meglio? credo di no, più di così, vi prego, vi prego. No, ma De Luca è quello che invitava ad offrire fritture di pesce in cambio dei voti, no? Al referendum costituzionale. Quindi ripartire da questi politici ci dà l'idea di dove si vuole andare. Sul treno, il treno è costato 400.000 euro. Noi abbiamo fatto la campagna in treno, l'abbiamo fatto proprio per il referendum costituzionale. Abbiamo preso i treni regionali pagandoci il biglietto. Questo è parlare con la gente e ascoltarla. Con un treno affittato, tutto per il PD, chiuso, blindato, cosa vuoi ascoltare? I fischi quando scendi dal treno. Tra l'altro, ricordo, 400.000 euro, ci sono 174 dipendenti del PD in cassa integrazione. Quei soldi li dassero ai dipendenti che sono in cassa integrazione, che non hanno un lavoro, non a Trenitalia che non ne ha bisogno. Guardi, faccio la parte della Moretti e le dico che per quelli della Lega il veicolo elettorale è stato un referendum che costava 50 milioni di euro. Quindi, Tra dire, l'altro hanno ognuno preso... sceglie il suo. Ognuno sceglie i suoi canali, no? Con No, tutti ma i finanziamenti pubblici. al di là di campagna elettorale non si bada a spese. Solo una cosa, visto che si è cercato di minimizzare la fiducia, che per me è estremamente grave, allora mi aspetto, visto che la fiducia non è grave, si può mettere dove si vuole, non è un problema per il Parlamento, mi aspetto la fiducia sui vitalizi al Senato, che non si finisca la legislatura senza eliminare i vitalizi, perché questa sì è una Bravo, presa questa mi in sembra una giro da bella idea. parte. Esatto. Senaldi, Mi sembra, Fraccaro, mi al sembra. nord anche voi siete un po' in difficoltà? Ma io credo che alla fine la legge elettorale, siccome come sempre accade in passato, si è spiegato anche prima, viene fatta per favorire qualcuno
e succede l'inverso, io spero, mi auguro, che in realtà favorirà il Movimento 5 Stelle per cambiare veramente questo paese. Però un commento sul referendum in Veneto e in Lombardia. Allora, politicamente, il PD ha fatto una riforma costituzionale centralista. La Lega, con Berlusconi, ha governato 20 anni, non ha fatto il federalismo e poteva farlo. Azzeriamo tutto, ripartiamo da questi referendum. Io sono favorevolissimo al referendum, è forma di democrazia diretta, figuriamoci, avrei votato sì. L'errore che si è fatto, secondo me, da parte della Lega del centrodestra, il PD era un po' meno sulle barricate su questo tema, è farla una questione di nord. Perché il decentramento, noi dobbiamo spiegarlo, è un'arma per efficientare tutto lo Stato italiano. Esatto. Io credo, dobbiamo dire questo. Emiliano ha detto che anche lui lo vuole fare in Puglia. Ma Emiliano è intelligente, perché portare l'amministrazione pubblica vicino al cittadino, le competenze lì dove servono, significa permettere all'amministratore di adeguarla alla realtà territoriale e il cittadino, siccome è più vicino alla decisione, controlla di più, meno sprechi. Cioè il decentramento che chiede Zaia, che chiede la Lombardia, è utile a tutta Italia e quindi il ragionamento è: vado da Gentiloni non per chiederlo per me, perché dividi il paese e non otterrai niente, vado da Gentiloni per dirgli: facciamo insieme un modello di paese che va verso il decentramento e il federalismo. Apriamo una discussione, è un tavolo a cui vi sedete questo. Ma noi siamo favorevolissimi al decentramento. Magnifico.